Poppy! Su, Choppy, è ora di alzarsi. Io sono piena di lavoro questa mattina. Devo fare un sacco di cose. La spesa, parlare con tua madre e poi tante altre. Ma insomma, avanti. Sbrigati, alzati. Lavati la faccia e vestiti. Su, forza. C'è tuo padre che ti sta chiamando di là. Lo senti, dormiglione? Lasciami dormire ancora un poco, Cinzia, ti prego. Ma un minuto solo, sì, buona. Choppy, non è possibile aspettare ancora. È tanto tempo che sei a letto. Choppy! Choppy! Che cosa vuoi, Rosy? Hai visto Simona da qualche parte? Chi dovrei aver visto? Sai chi è Simona? È la mia bambola favorita! Non conosci neppure Simona! Sei sempre il solito! Non ti interessa proprio niente! Non ti interessa proprio niente! Non mi interessa proprio niente! Ma se cambi la tua bambola favorita ogni 5 minuti... Oh. Choppy, hai visto i miei occhiali da qualche parte? No, non li ho visti, mamma. Gli occhiali non possono sparire così. Choppy! Sì? Eccomi, papà. Ho sentito che hai avuto la febbre l'altra notte. Ti senti bene adesso, ragazza? Sì, sto bene, grazie. Mi sento molto meglio. Choppy, non è vero. Hai chiesto a Cinzia di misurarti la temperatura anche stanotte. Davvero, mamma? Non ricordo. Dammi il termometro, per favore. No, il termometro no. Caro, dovrò chiedere a Cinzia di portarlo dal dottor Marchi. Ecco, io penso che... No, non voglio fare la puntura. Sei stato malato seriamente quando eri piccolo. Per questo devi avere riguardo per la tua salute più degli altri. Capito, Choppy? Choppy, penso sia meglio che tu vada dal dottore. Ma sto bene, mamma, veramente. Choppy, sii ragionevole. Perché devono fare tutto quel baccano? Perché non possono lasciarmi in pace? Choppy? Choppy, hai visto i miei occhiali? Choppy, mi sei cacciato! Choppy! Choppy! Stai cercando qualcosa, Choppy? Hai toccato il mio bicchiere? No, gli cambierò semplicemente l'acqua più tardi. Lascia, lo farò io. Stanno succedendo troppe cose strane per lui. Non può più sopportare rimproveri a lungo. L'unico essere che è sempre cortese e simpatico è la sua balena. Lei è il suo tesoro. Vieni, balena! Sentito, Giuseppina, non mi lasciano mai in pace. Choppy, lo sai che tutte le famiglie hanno gli stessi problemi. Avanti, balena, diventa grande. Sai, mi piacerebbe vivere su un'isola lontana, dove nessuno possa infastidirmi. Sarebbe bello. Una grande isola tutta mia. Certo, naturalmente. Salta sulla mia schiena. Reggiti forte, Choppy! Si parte! La balena, Giuseppina, non si fa con gli occhi neri. Solamente chi ci crede può tenersela vicina. La balena, Giuseppina. Ma dimmi, Giuseppina, dov'è la mia isola? Ci sei sopra proprio adesso. Oh? Vero? Questa è la tua isola. Ah, oh, che sorpresa! È meravigliosa!
meglio lasciarli in pace. Sarebbero capaci di rubarci tutto. Ehi là! Buongiorno! Salve! Dove stai andando? Sto cercando un'isola tutta quanta per me. Sono stanco di tutte quelle interrogazioni fatte a scuola, non ne potevo più. Ehi, taxi, cos'è tutta questa fretta? Sto solo scappando lontano da casa. Mia moglie mi tormenta sempre, il pupo piange e sono proprio stufo. Allora lei sta cercando un'isola tutta sua. Oh, sì, scusami, ma adesso ho molta fretta e devo andare. Ciao, ciao. Lui mi ha lasciato per sempre. Non voglio vederlo mai più. Tutti vogliono avere un'isola solo per loro. Tanta gente e tanti problemi. Adulti e bambini sono proprio uguali. E adesso che cosa facciamo? Costruirò una grande casa da solo, tutta quanta per me. Come Robinson Crusoe? Sì, la nonna mi ha raccontato la sua storia. Era bravissimo. Certo, sapeva fare un mucchio di cose. Però mi chiedo se ce la farò. Piacerebbe molto aiutarti, ma... Grazie, Giuseppina, ma me la caverò, vedrai. Non c'è fretta, Choppy. Ma io vorrei avere una casa in cui vivere subito. È ora di pranzo, Choppy. Ho da fare adesso. Avanti, Choppy, non far aspettare gli altri. Uffa, anche qui. Quasi mi mangiava. Oh, guarda, la mia casa è distrutta. Oh, che peccato. Ma non puoi farci niente. Accidenti, devo proprio ricominciare a costruirla adesso. Choppy,
Choppy, ora devo andare a letto. Cosa? Oh, ho qualcosa da fare prima di andare a letto, nonna. Fallo in fretta e poi vai a letto. Va bene. Choppy. Sei arrabbiato? Mi dispiace molto per la tua casa. Sì, a te spiace, ma questo non ricostruisce la mia casa. Vorrei aiutarti, ma adesso non so proprio come fare. Lascia, non importa. Vedi, ti sto aiutando anche se non sto facendo nulla. Spero che tu non debba trattenerti per me. Oh, non preoccuparti. Chi, io? Certamente no. Oh? Ehi, sono sempre io. Cosa stai facendo lì in alto? Così non ti disturbo mentre lavori. Preferisco stare qui sopra. Adesso. Ma è divertente qui dentro. Choppy, ci sono delle onde in superficie. Mi immergo nel mare, eh? Immergerti, dici? Come sommergibile? Ah, che bello! Sì, proprio come un sommergibile. Qui, proprio come nella cucina di casa mia. C'è spazio dappertutto, persino per il piano della nonna. Della tua famiglia? Certo, è quasi quasi. Lo sapevo. All'inizio vogliono veramente andare nelle isole tutte per loro, per essere indipendenti. Ma poi scoprono che, dopo tutto, la loro casa non è così male. Si può vedere fuori? Certo che si può. Attraverso i miei occhi. È come una finestra, sai? Thank you.
fuori. È una tempesta di neve marina. È molto bella. Ho nuotato molto e sono stanca. Ora puoi uscire. Grazie, ho visto un sacco di cose belle. Giuseppina, guarda laggiù. Cosa ne pensi di tornare a Madrid? In fondo tutti sembrano tornare alle loro famiglie e ai loro amici. Sì, lo vedo, Giuseppina. Tieni forte, Cioppi. Partiamo! Sì. Partiamo. Eccoti qua. Ma dove sei stato tutto il giorno? Nonna. Mi spiace che non mi abbiate trovato, ma ho avuto una piccola avventura. Un'avventura come quella di Pinocchio? Sì, proprio come quella di Pinocchio, nonna. Andiamo a casa ora, la cena è pronta. Sì, lo so. Tutto il giorno. Mi dispiace. Ti abbiamo cercato dappertutto. Mi dispiace veramente. Ora è tutto a posto. L'avevi nascosta, non è vero? Nascosta cosa? Simona, la mia bambola, no? L'avevi nascosta tu perché l'ho trovata sotto il tuo letto. E io non ne so nulla. Raccontala giusta, certo che lo sapevi. Ma perché non te ne stai un po' tranquilla? Sono qui, non sono andata via. Mi ero spaventato, sai? Allora, sei tranquillo adesso, Cioppi? Certo. E ora vai a letto, Giuseppina. Buonanotte. Ciao, Cioppi. Cioppi! Cioppi! Sì, papà, arrivo! Oggi Cioppi ha avuto una grande avventura, ma nessuno lo sa. E anche se lui le raccontasse, nessuno lo crederebbe. Yeah.